solo 15 anni, ma è già al suo esordio nella nazionale Under 22 nel ruolo di lungo. È affetto da focomelia e gioca nel Wheelchair Sport Firenze. È qui con noi Samuele Cini. Il pivot in una squadra dovrebbe rappresentare il lungo che si piazza sotto canestro e tira. Gli amici di scuola mi chiamano Cino, mi piacerebbe di più essere chiamato Samu, però va bene lo stesso. La prima carrozzina da basket l'ho avuta dopo pochi mesi che ho cominciato, perché all'inizio me l'hanno data una della società e poi me la sono fatta una io, ma in seguito mi sono accorto che per me era sbagliato perché era troppo larga e pesante. Quindi poi me la sono fatta fare una a Padova, proprio con le mie misure, e con quella tuttora mi trovo veramente bene. Quando ho esordito giocavo ancora con le protesi e in quella partita non ho giocato molto, ma è stata un'emozione veramente forte. Purtroppo non sono riuscito a segnare, ma ho fatto un buon gioco per la squadra. Sono fiero di rappresentare la mia nazione e do sempre massimo 100%. Spero di continuare così. L'aggressività è una cosa che devo migliorare. Chi è che ti sollecita di più questa cosa? Sicuramente il coach con lo staff, ma anche il capitano e anche i miei compagni di squadra che mi spronano. Siamo una grande famiglia e anche fuori dal campo ci aiutiamo l'uno con l'altro. Quindi questo gruppo secondo me è veramente ben formato. È molto difficile, soprattutto quest'anno abbiamo tanti compiti e tanti impegni, e però cerco sempre di organizzarmi bene e in modo da far entrare sia la scuola che il basket, che per me rappresenta anche uno sfogo. Diversi anni, in basket in piedi, in basket in carrozzina no, però mi piace tanto guardarlo. Non hai mai provato in carrozzina? Ho provato un paio di volte in allenamento, è molto molto difficile. Bisogna abbinare al controllo che si ha al basket in piedi, quindi alla palla e alle prestazioni atletiche, il controllo della carrozzina, del mezzo tecnico, è veramente molto difficile. Toronto siete mai stati? No, però sarebbe bellissimo e molto interessante andarci. Guardiamo, speriamo. Sei competitiva più tu o tuo marito? Mio marito, assolutamente. Mi impongo di lasciarlo tranquillo, è corretto che stia tranquillo e faccia la sua esperienza. Ma? Ma va bene così, continuo a lasciarlo tranquillo.